Siamo in compagnia questa sera, a Gran Michele, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni dell'importante, importantissima artista Ivana Spagna. Artista a livello internazionale, i suoi dischi entrano subito in classifica a livello europeo ed extraeuropeo. Con i suoi oltre 10 milioni di dischi riceve il Disco d'oro alla carriera. Ultima donna a aver vinto il, il, festi, il Festival Bar. Oggi, attraverso l'amico Biagio Campanello e con Angelo Formica, ci ha permesso di averla qui anche attraverso il Comitato. Con quale spirito affronta questi concerti il contatto con il pubblico? Quanto sono importanti il pubblico in questi concerti? Allora, io ogni volta che canto, e questo per fortuna da sempre, da una vita... Prima di salire su un palco e quando sono sul palco ho lo stesso entusiasmo che avevo, non vi dico quanti anni fa se non vi spaventate, <ride> ma lo stesso, stesso entusiasmo e poi quando, e quando sono su un palco cerco, cioè mi viene naturale essere proprio me stessa, cercare di dare tutto quello che riesco a dare perché il mio rapporto col pubblico è sempre stato di grande rispetto e la gente questo l'ha sempre avvertito ed è importantissimo, cioè dare quello che riesci a dare e darlo rispettando la gente, questo è importante. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione che il pubblico ha anche contribuito alla sua lunga carriera? Certo, io sono ancora viva, diciamo artisticamente parlando, grazie alla gente, alla gente che, che mi viene ad ascoltare. Eh, adesso vendite dischi ce ne sono pochi, scaricano il disco adesso, ma grazie a queste persone che io penso in un certo senso mi vogliono anche un po' bene, o un po' di affetto, di curiosità, di simpatia. Cioè, grazie a tutte queste persone che anche adesso magari mi stanno ascoltando, io vi ringrazio tutti perché è una vita, è il mio lavoro è la mia passione questa. Io mi invento anche tante altre cose perché sono una che sa cos'è la disperazione, lo so perfettamente anch'io, sapete, la gioia ogni tanto, eh? ma la gioia che mi dà essere su un palcoscenico e l'entusiasmo mi hanno tolto dalla mia vita la noia, io non so cosa sia la noia e per questo ringrazio sempre tutto il pubblico che incontro perché mi dà questo entusiasmo e questa voglia di fare sempre che non mi lascia mai tempo neanche di dormire a volte. I suoi successi sono in tutti i settori, dalle canzoni già con qualche anno sempre ascoltate, ai successi per i giovani cantate non in italiano, ai successi per le attività cinematografiche con il cerchio della vita che è stata una colonna sonora importante. Continuerà ancora con questo progetto? A me farebbe piacere, lì è stato il John che mi ha scelto, magari mi scegliessero ancora per un cartone, poi ne ho fatto anche un altro, Sepulveda, La Gabbianella e il Gatto. Ed io raccolgo tanti animali randaggi, tanti gattini perché sono piena di gatti a casa e sempre dei felini mi hanno fatto un bel regalo, il leone felino, la gabbianella e il gatto, il felino, mi hanno chiamato nei loro, nei loro film più importanti davvero. E Poi io comunque, adesso non vi sto a spiegare, ma tu parlavi di dischi, di queste cose. Ma io sto facendo di tutto, nel senso per quello non dormo mai, non, non, non riesco a, ad annoiarmi. Ho scritto dei libri. Ho scritto due libri: uno era un libro per bambini che si chiama eh, Bricio la storia di un abbandono contro l'abbandono degli animali. E poi ho scritto due anni fa, tre anni fa, che poi ne, ne faccio sempre un piccolo cenno anche durante la serata, un libro che si chiama Quasi una confessione che è dedicato ai miei genitori. E, e narra la mia storia da bambina fino a qualche anno fa. Poi adesso sto facendo anche la sesta collezione questa, vestiti per cagnolini, linea belli monelli, <ride> ridete pure perché ci sono delle cose veramente simpatiche che fanno anche ridere. Adesso sto scrivendo un nuovo, un nuovo, un nuovo album che non so quando uscirà perché lo farò uscire solo quando mi piace al 100%, quando la cosa mi, 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 so, mi darà la soddisfazione massima. Per cui vede che di tempo non ne resta tanto, però ecco la cosa più bella per me, e per questo devo ringraziare la gente, che, che è una pila che mi carica sempre, è l'entusiasmo. L'entusiasmo sicuramente questa sera non mancherà dal pubblico Grammichelese. Ancora una volta, benvenuta a Grammichele. Grazie, grazie a voi.